Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per portarvi uno score builder per FIFA 18. Bene, se ho deciso di portarvi qualche score builder, scrivetemi nei commenti se vi piace l'idea, se vi piace questo score builder, lasciate un bel mi piace per mostrare tutto il vostro supporto. E oggi voglio portare uno score builder un po' skillato, perché come avete visto il mio obiettivo su FIFA 18, su Foot 18, sarà non solo fare dei buoni risultati in Wicked League, ma anche imparare a skillare ancora meglio. Quindi voglio provare fin da subito a crearmi delle squadre abbastanza skillose. Questa potrebbe essere un buon esempio. Lo farò su Footel perché al momento ovviamente ancora non ho il gioco. Oggi dovrebbe essere uscita, o dovrebbe uscire in base a quando faccio uscire questo video, la web app. Quindi magari i prossimi li portiamo lì, però per il momento li faccio su Footel, tanto non cambia molto. In porta ho deciso di mettere Ederson, portiere che si è trasferito al Manchester City. Ha delle buone caratteristiche, soprattutto quelle 87 di riflessi, non ha una grande presa, solo 76, però secondo me è una buona carta e soprattutto è brasiliano, il che ci permette di fare una buonissima ibrida. Infatti i nostri due difensori centrali saranno entrambi brasiliani, però non della Premier League. Infatti il primo è Juan Jesus, questa sarà una squadra abbastanza economica, infatti l'ho fatta cercando di mettere giocatori che non, secondo me costeranno poco, proprio perché potrebbe essere una squadra iniziale che magari vi fate grazie ai premi, una leggera compravendita che magari vi spiegherò anch'io, quindi se volete dei video sulla compravendita commentate comunque qua sotto, fatemi sapere se a voi potrebbero andare. E qui ho messo Juan Jesus. Poi a destra invece ho messo Felipe del Porto, quindi due campionati diversi, Liga NOS e Serie A, che poi si andranno a sviluppare anche verso il centrocampo. Juan Jesus un difensore un pochino più veloce, però magari con caratteristiche difensive, cioè soprattutto del 77 di difesa, non ottimo devo dire, però 83 di fisio, 79 velocità, molto buono, medio alto di rendimento, ottimo. Felipe invece un pochino più lento, 68 velocità, però 82 di difesa, 81 di fisico, con medio-medio, 62 dribbling, insomma una buonissima carta a mio modo di vedere. Felipe che va a collegarsi con il terzino destro che sarà Pereira, Pereira veramente fortissimo, alto alto di rendimento, quindi farà un po' su e giù e per il 4-3 è già importante. 88 di velocità, 62 di tiro, 77 di difesa, 70 di fisico, 81 dribbling, 77 pass all'un. Terzino completissimo e soprattutto l'88 di velocità, quelle 4 stelle di piede debole molto importanti e 3 pure di mossa abilità che non fanno male. A sinistra potete mettere qualsiasi terzino della Serie A perché il centrocampista non si deve nemmeno collegare più di tanto il centrocampista centrale né con Juan Jesus, che sarà già a posto visto che qui metteremo due giocatori della Serie A. Però io ho deciso di mettere un giocatore con 4 stelle di mossa abilità, quindi è Kwadwo Asamoah, anche lui alto alto di rendimento, quindi farà bene su e giù, 77 di velocità, quindi non velocissimo come Pereira, però più dribbling, più tiro, un buon passaggio proprio come Pereira, 77, 75 di difesa e 74 di fisio, quindi anche lui molto molto completo, è un pochino più lento, però 4 stelle mossa abilità con cui vi potete divertire, 3 di piede debole. A questo punto, come detto, ci spostiamo sul centrocampo, dove troviamo un altro giocatore della Serie A e il primo con 5 stelle di mossa abilità, che sarà Mati Fernandez. Mati Fernandez della Fiorentina, dopo la piccola parentesi al Milan, 76 di velocità, 86 dribbling, 70 tiro, 79 passaggio, quindi non male. Livello difensivo non ottimo, però come centrocampista, come mezzala, diciamo, va più che bene. Medio-medio di rendimento, quindi non salirà nemmeno troppo, ma soprattutto quelle 5 stelle di mossa abilità e 4 di piede debole, che ci faranno molto comodo. Lui costerà veramente poco, quindi buonissimo. Qui andrò a mettere probabilmente insieme all'ala sinistra il giocatore che costerà un pochino di più, ovvero João Mario. João Mario mi serve un pochino per collegare poi con gli altri campionati, gli altri giocatori, e soprattutto è un giocatore che messo come centrocampista centrale nel mezzo, ovvero diciamo quello più difensivo, è ottimo, soprattutto per il rendimento, medio alto, quindi tenderà a rimanere abbastanza in difesa. 3 stelle di mossa abilità, non è con lui che dovete skillare, 4 di piede debole. Carta completissima, 70 di velocità, 70 di difesa, 71 fisico, 70 tiro, ma soprattutto l'83 dribbling e 80 passaggio molto molto importanti lì in mezzo al campo. Ha un buon fisico, una buona difesa, non troppo, però il rendimento lo aiuterà. E soprattutto è abbastanza alto e quindi può prenderla anche di testa. Sulla destra abbiamo il collegamento tra la Serie A e la Liga NOS, oltre a Juan Jesus,
che è Pizzi. Pizzi anche lui è abbastanza skilloso, 4 stelle pietevole, 4 stelle mossa abilità, molto completo pure lui, 79 velocità, quindi sarà il più veloce lì a centrocampo dei tre, 83 di dribbling, quindi anche lui è buonissimo a dribbling, tutti e tre hanno buonissimi dribbling, 77 tiro, quindi il migliore per i tiri alla distanza tra i tre, 81 di passaggio, 69 fisio, 61 difesa e alto medio di rendimento, quindi sarà quello un pochino più offensivo dei tre e la cosa ci va più che bene. Quindi come potete vedere per il momento è una semplice ibrida tra Serie A e Liga NOS, con in più il portiere della Premier League Ederson. A sinistra andiamo a mettere il giocatore che probabilmente vi costerà di più ed è Douglas Costa. Douglas Costa che si è trasferito alla Juve, come vedete anche la sua carta Once to Watch, però noi andremo a mettere la sua versione normale che costerà ovviamente meno. Velocissimo, 92 di velocità, 84 dribbling, quindi anche lui è un buonissimo dribbling, 77 tiro di passaggio, un buon fisico, comunque 64 non è male per un giocatore brevilineo come lui, e soprattutto quelle 5 stelle di mossa abilità che ci faranno molto comodo per imparare a skillare. A destra mettiamo il nostro terzo 5 star skiller che sarà Ricky Quaresma. Ricky Quaresma ovviamente 5 star skiller da tantissimo su FIFA, 5 stelle di mossa abilità, 4 pietevole, 83 di velocità, quindi non è nemmeno troppo lento, 87 di dribbling, 76 tiro, 81 passaggio, una carta molto molto buona. Come ATD può fare veramente male, soprattutto con la sua trivela a rientrare magari sul secondo palo. Mentre l'attaccante sarà di nuovo un 5 star skiller che però non nasce come punta ma nasce come trequartista, è Giuliano. Giuliano sì, è un buonissimo trequartista, ma secondo me può fare benissimo anche la punta, perché come vedete ha 81 velocità, 82 di dribbling, 76 di tiro, 77 passaggio e 73 fisio. La sua carta, cioè la sua statistica passaggio non è così alta per fare il trequartista secondo me, quindi per me può fare anche la punta grazie anche al suo 73 di fisico e 76 di tiro, che non è per niente male. 5 stelle di mossa abilità, 3 di piede debole, medio medio, quindi non è il work rate perfetto per il trequartista o per la punta, però non è nemmeno male, insomma non è medio alto, insomma non è che torna indietro o alto alto che è ancora peggio. Quindi in questa squadra abbiamo ben 4 5 star skiller più un 2 4 star skiller che sono Pizzi e Asamoah, quindi con questa squadra potrete skillare molto e anche bene. E adesso vi faccio vedere un pochino le statistiche più precise dei nostri 4 5 star skiller, quindi di Matías Fernández, Douglas Costa, Giuliano e Quaresma. Partiamo da Matías Fernández, che al momento non ha ancora le statistiche precise perché abbiamo solo i footed ratings, 1,78 d'altezza, quindi non è nemmeno troppo basso, insomma una carta che può rivelarsi molto interessante aspettando poi le caratteristiche più precise. Invece di Douglas Costa abbiamo già le caratteristiche più precise, dove possiamo vedere soprattutto quel 96 di accelerazione che è micidiale, assolutamente, più 88 di velocità scatto, quindi ottimo in velocità, ma questo lo sapevamo già. Il tiro, attenzione, ha un 86 di potenza tiro e un 84 di long shot, quindi una carta molto interessante. Ha un pochino poca finalizzazione, solo 71, quindi attenti un pochino sotto porta, dovete essere molto precisi perché potrebbe anche sbagliare. Il passaggio è equilibratissimo, a parte il passaggio lungo 71, ma va bene perché come ATS non deve fare grandi passaggi lunghi. E il dribbling, guardate qui, 91 di agilità e 90 di equilibrio, ottimo. Il 76 di reazione purtroppo è un po' basso, però è comunque anche la caratteristica che ci interessa meno nel dribbling. 83 di controllo palla, 85 di dribbling, quindi in game sarà un pochino più di 84 il suo dribbling, infatti nella demo già faceva vedere buonissime cose. A livello difensivo non ci interessa assolutamente, a parte magari il colpo di testa 51, ma sapevamo che con lui non dovevamo andare a colpi di testa, anche perché è abbastanza basso. E infatti di fisico non ottimo, 63 di fisico, 55 di aggressività, 74 di resistenza che non è malissimo e 61 di salto, ma come vi ho detto non deve andare a colpire di testa, lui deve andare in velocità e soprattutto magari potete provare anche un po' di tiri alla distanza, perché 88 di long shot e 86 di potenza tiro è veramente ottimo. Andiamo a Giuliano, anche lui come Matías Fernández non abbiamo le caratteristiche precise, è 1,72 quindi non è molto alto, quindi di testa anche lui non la prenderà, quindi ragazzi questa non è una squadra per fare i cross in mezzo e colpi di testa, questa è una squadra per accentrarsi, cercare qualche skill e provare qualche tiro con qualche magari combinazione carina. Ovviamente non è una squadra per andare sul fondo e poi andare a fare il cross e colpi di testa, assolutamente non è stata creata per questo, anche perché è un 4-3-2-1, quindi è un gioco abbastanza centrato che secondo me funzionerà anche molto su FIFA 18. Non è un gioco sulle fasce, se volete fare un po' di gioco sulle fasce fate un 4-4-2 o un 4-3-3 anche,
che ci può stare, però 4-2-1 assolutamente no. L'ultimo 5-star skiller che andiamo a esaminare è Ricky Quaresma, anche di lui come Douglas Costa abbiamo le caratteristiche in game. Guardiamo un pochino l'85 di accelerazione, 82 di velocità scatto, che è buonissimo secondo me, soprattutto perché non mi aspettavo così alto, visto che è già un po' avanti con l'età e iniziano a levargli velocità, però 83 di velocità va benissimo a mio modo di vedere. 83 di potenza tiro, 83 long shot, 80 di volley, cioè di tiri al volo, 74 nei rigori, e anche lui come Douglas Costa una finalizzazione abbastanza bassa, 70, quindi potete più provare anche con lui tiri da fuori, magari anche qualche tiro a giro, qualche trivella ci può stare secondo me. Poi di passaggio 81 molto alto, soprattutto ovviamente l'effetto è 92, veramente assurdo. Free kick, cioè le punizioni, 78 è buono, 80 di visione e 88 di cross, attenzione, è ottimo, quindi potrete metterla in mezzo se lo usate magari con affiancato a un'altra punta, non con Giuliano ovviamente. A dribbling è messo benissimo perché ha un 91 di agilità che è perfetto, 89 dribbling e 87 contro la palla che è perfetto, 84 equilibrio è perfetto, cioè reattività e composure sono 70-79, quindi è ottimo. Difesa non ci interessa come lo sappiamo, 54 di forza fisica, anche lui è debolino come Douglas Costa, ma lo sapete, i 5-star skiller solitamente sono debolucci, a parte se prendiamo magari Cristiano Ronaldo, però insomma ovviamente lui andrà a costare tantissimo, questa vi ricordo è una squadra abbastanza economica. 69 di resistenza, anche lui non resiste fino alla fine della partita, ha ottimi risultati, però mi raccomando con i cambi prendetevi dei cambi giusti. Il salto 63 e aggressività 62. Quali possono essere i cambi sempre abbastanza skillati che possiamo mettere qui in panchina? Uno sicuramente è Abubakar, che se vi trovate male con un centrocampista o con Giuliano, potete o spostare Giuliano a centrocampo e mettere Abubakar punta, oppure mettere direttamente Abubakar per Giuliano. Perché Abubakar? Perché secondo me è uno dei 5-star skiller più interessanti, visto che quest'anno ha 5 stelle di mossabilità, 3 stelle piede debole, 80 di velocità, 80 fisico, 78 dribbling, 75 tiro, 69 passaggio e 27 difesa. Ottimo, veramente ottimo. Soprattutto l'83 di forza fisica, quell'83 di velocità scatto. A livello di tiro non è messo come le nostre stelle d'attacco, ma va benissimo. E a livello di dribbling, ottimo, veramente ottimo per essere una punta di fisico, ovviamente. Invece per magari sostituire uno dei due esterni d'attacco, quindi Douglas Costa o Quaresma nel secondo tempo, io vi consiglio assolutamente Juan Cuadrado, perché tra i 5-star skiller ottimi quello che costerà un pochino meno. Anche Dembélé è ottimo, però secondo me costerà già molto di più. Ovviamente non vado a parlare di Cristiano Ronaldo, Neymar, vabbè, Thiago in centrocampista, così come Paul Pogba. Ribéry non ha nemmeno tanto senso perché comunque è abbastanza lento, secondo me è... Nel secondo tempo vi serve uno veloce che spacchi in due la partita, e quindi secondo me perfetti sono Dembélé e Juan Cuadrado e Douglas Costa ovviamente, che abbiamo già in campo. Se volete anche Stephen El Shaarawy non è male, se no altri non saprei. Yarmolenko mi sembra ancora un po' debole, dobbiamo aspettare qualche versione IF. Idem Marlos non è male, ma 82 di velocità secondo me non basta. Se andate giù andate a trovare giocatori magari come Bolasio, potrebbe già andare meglio, se no andate negli argentoni, ma negli argentoni non c'è veramente niente di che. C'è Elton ovviamente, ma è un trequartista, quindi io vi consiglio Cuadrado se ce la fate, Dembélé da mettere nel secondo tempo, se no può andare bene anche Bolasie, Yannick Bolasie. Quindi andiamo a mettere anche Cuadrado in panchina, per il resto può andare così la nostra rosa. Mettiamoci anche Elton, che secondo me è un bel argentone da poter portarsi in panchina, anche lui 5 stelle di mossabilità, poi basta perché comunque i cambi sono 3. Questa è la squadra che vi volevo consigliare, non so quanto si aggirerà il prezzo, ma immagino da quella scosta all'inizio costerà intorno ai 10k, anche qualcosina in più. Joao Mario molto meno, tipo 6k, 6-7k, Quaresma idem 5k, 4k, poi gli altri costeranno molto meno, intorno a 1k, ma magari Ederson potrebbe arrivare a 5.000 crediti. Se facciamo il conto arriviamo un poco oltre 30.000, tra i 30.000 e 40.000 secondo me si aggirerà questa squadra, quindi con un po' di compravendita, se seguite me, se vorrete seguire me soprattutto, può essere una squadra già da avere nella prima settimana di gioco.
Io vi invito di nuovo a lasciare un bel mi piace per farmi vedere che questa serie può piacere e che vi posso portare altri Squad Builder per FIFA 18, per l'inizio di FIFA 18, quindi non Squad Builder che costeranno tanto, ma Squad Builder che saranno accessibili a tutti. Magari nel prossimo ve ne porterò uno meno skillato, ma magari più efficiente, più efficace in gioco, magari più veloce, con un po' di fisico. Insomma, scrivete anche voi nei commenti che tipo di Squad Builder volete. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare al secondo canale dove faremo le live, sì, appena ci sarà FIFA 18, perché al momento non sappiamo su cosa portare le nostre live. Dalla pagina Facebook, dal profilo Instagram, trovate tutto in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right.